Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati nel canale. Scusate l'assenza di questa settimana, infatti questo è il primo video che riesco a caricare in questa settimana, ma ho avuto tantissimissimo da fare. Allora, oggi facciamo un tag che si chiama Instagram Tag e mi hanno taggato tantissime ragazze e quindi io mi scuso con queste ragazze, ma veramente non ho avuto proprio tempo per fare questo tag, ma finalmente appunto oggi che non ho niente da fare lo facciamo insieme. Mi sposto un po' di qui in modo che vi posto tutte le foto qui accanto. Allora, partiamo con la prima domanda. Da quanto tempo sei iscritta a Instagram? Così ora devo andare a pescare la mia prima foto su Instagram. Allora, io sono iscritta ad Instagram dal 28 dicembre del 2012, cioè niente di meno. Sono dovuta scendere giù perché non sapete quante foto posto su Instagram, quasi 2 al giorno, quindi. Poi, seconda domanda, qual è stata la prima foto che hai pubblicato? Appunto è questa qui che in realtà non ha molto senso, cioè si vede il mio albero di Natale da dietro e un lecca lecca. Sì, non ha alcun senso, però vabbè. Sì, ancora non avevo capito bene come si utilizzava Instagram, mettevo foto no sense a morire. Poi, terza domanda, vai spesso su Instagram? Con che frequenza? Allora, sappiate che Instagram è il mio social preferito, quindi immaginate che io tutte le volte con il cellulare in mano entro su Instagram, quindi 10 volte al giorno più o meno? Sì, direi di sì. Poi, qual è la foto che ha avuto più successo? Oddio! La devo andare a cercare, però penso mi sono ricordata una che non è mia, che vabbè è inutile che ve la cerco, tanto so qual è, che la metto qui accanto, ed è in pratica la foto del sopra e del sotto, sopra e sotto, così proprio come spiego io le cose. Il top è la mutandina di Calvin Klein, che la foto non è mia, però ha avuto parecchi mi piace. E vi dico, non so quanti mi piace, non me la vado a cercare, ve lo scrivo qui quanti mi piace. E mi sa quella dello shopping del Cosmo, prof, con 158 mi piace. Vabbè, se ritrovo la foto con più mi piace dopo che ho più tempo, me la metto qui da qualche parte. E poi non vedo, scusate, non so, occhiali. Se quanti followers hai e quante persone segui? Allora, io ho 2108 seguaci e seguo 1071 persone. 7. Chi è l'ultima persona che ha messo mi piace ad una tua foto? Allora, vediamo un po', ha messo mi piace Corinne Makeup. Vediamo, è qualche ragazza italiana? No, non italiana, quindi non vedrà mai questo video, vabbè. E cito una persona famosa che segue o un'azienda marca? Non c'è nemmeno bisogno che vedo, seguo ovviamente il mio brand preferito, ovvero NYX, Kylie Jenner, Jeffree Star Cosmetics, Kat Von D, Kim Kardashian e tantissimi altri. Poi 9, mostra da 1 a 3 foto che preferisci. Questo già lo so. Allora, in assoluto sono fissatissima, non so perché, con questa foto in cui indosso Stone Fox. Sarà anche il trucco che ho fatto, più le ciglia finte, tutto molto meraviglioso. Non so perché, ma mi piace tantissimo. Qui ho avuto 121 mi piace. Brava Fabiana. Poi, un'altra foto che mi piace, più che foto che mi piace, è una foto perché, diciamo, sono fiera di... Vabbè, fiera. Perché ho realizzato, diciamo, un mio sogno, ovvero quello di incontrare Gloria Fail. Vabbè, anche quindi, però Gloria è la mia youtuber preferita, quindi il selfie, diciamo, con loro due, anche se è venuta male la foto perché nell'agitazione tremavo come una patata. Loro sono venute bellissime, io tipo così. E poi un'altra foto che mi piace tantissimo, non è tanto... Non, diciamo che non è che sto tantissimo bene, benissimo, come parlo, non sto bene in questa foto, però mi piace perché in questa foto in pratica, vabbè, vi leggo quello che sta scritto.
e finalmente domani sarà online il video che desideravo fare da quasi un anno. Non ve lo perdete, vabbè, sarà online alle 9:30, facciamo colazione insieme. In pratica è la foto, diciamo, quasi anteprima del video in cui parlo di cosa trovare al Cosmo Prof, insomma, parlavo del Cosmo Prof ed era un video che veramente io desideravo fare da tantissimo tempo. E ultima domanda: qual è l'ultima foto che compare nel tuo profilo? È questa qui, in cui ho sì un septum finto, ovviamente, che ora che ci penso lo volevo mettere per questo video ma me ne sono dimenticata, brava. E poi sì, ho vintage liquid suede della NYX, niente, posizione da bambina stupida col simbolo della pace. E sì, niente, l'ultima. Ah, dimenticavo una cosa, sono tornata nera. Mortisi è tornata. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo, penso, la settimana prossima con un video Get Ready With Me. E parleremo di varie cose, di una cosa che mi ha fatto agitare moltissimo, una cosa bellissima. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!